Aspetta, 26 minuti di registrazione. Ok, e un pazzo a tutti ragazzi, siamo tornati con mio cugino Snikes. Bella! Oggi abbiamo pensato a un video molto importante per voi, cioè più che altro per dirvi una cosa importantissima, giusto? Una brutta situazione che ci è capitata purtroppo e noi abbiamo pensato di dirvela, cioè senza alcun timore. Però... siamo sempre stati trasparenti avanti YouTube, quindi... anche se è molto difficile, quindi... boh, ce lo diciamo... beh. Come ce lo diciamo? Secondo me... o bisogna... cioè o prendi la fotocamera o prendi la fotocamera e ci si dice così, tu non vuoi fare nessun taglio, zero. No, i tagli secondo me no, questo video deve essere tutto spontaneo, questo... esatto, no, anche perché devi parlare, esatto. Però io sto a pensare, no, se poi questi si offendono... secondo me è sempre... cioè, tu hai sempre detto le cose su YouTube. Lo so, ho sempre detto tutto, questa cosa è proprio grave, sto fatto, è una cosa che mi è successa di recente. Dai, tu, alla fine... vabbè, venendo recente penso, no. Dai, io penso lo capisco. Sono tipo 7-8 anni che va avanti questa cosa. Io penso lo capisco, non ti prego. Non lo so, c'ho ansia. C'ho ansia. Secondo me ti capiscono. Cioè, secondo me ci devi parlare in modo... ci devi parlare in modo onesto, tranquillo. Se ti da piangere. Ma sta tranquillo, che ti frega, dai, su. Però dai, state tranquillo, che fa? Tu diccelo come lo sei tu, cioè, come me l'ha raccontato a me? Lo so, però tu per me sei come un fratello. Lo so, ma loro pure, dai, che fa? Perché no, perché se poi li perdo, non ho più da me, non donna. Ne so 10.000, se pure ne perdi 100, che fa? Sono tutti importanti, però. Non lo so, questo è vero. Ma secondo me ti capiscono. Allora, tu parla onestamente, parla come hai sempre fatto e stati tranquillo. Ci sto io, ti aiuto io, e amico, forza. Dai! Ce la faccio. Oh, fai come viene detto a me, uguale, nello stesso identico modo. Uguale. Non posso. E che facciamo se non facciamo questo video? Ce lo devi dire a forza, se no si può continuare ad andare avanti in questa situazione. Lo so, se no passa a qualcosa dove a dirlo, però. No. Allora, o glielo dici come me l'hai detto a me, o glielo dici normalmente, però no, glielo devi. No, cugini, tu da qua non esci finché non lo dici. Perché non me ne frega niente. Se poi lo vanno a scoprire tra 2-3 anni, poi soffri. No, poi. No. Mo c'è 10.000 iscritti, se poi lo scoprono quando ce ne hai 100, 200. No, non bastano sapere, è una cosa personale. Lo so, però metti che poi decidi un domani di dirlo tra 10-20 anni, che ne so. Perché una cosa proprio, se lo sanno, poi non mi guarderanno più con gli stessi occhi. Quindi... appunto, dillo adesso che ce n'hai, tra virgolette, cioè, pochi, anche se ne sono tantissimi, però cioè ce n'hai discreti di iscritti. Tu che cosa ne sai se un domani ne arrivi a 100.000, poi sbatti la testa sul muro di Snikes? Mi dispiace. Ascolta, dillo come l'hai detto a me. La stessa di male, no. E lo rifacciamo, dai, lo rifacciamo. No, aspetta. No, mi sono deciso, raga. Oh, vabbè, fammi bloccare. No, ma lo devo dire. Non lo so, secondo te. Aspetta, allora, due sono le cose. O lo dici come l'hai detto a me, o lo dici nella maniera tua, però lo devi dire. Vado. Devo proprio dirlo. Vabbè, tanto so. Sì, poi dai. Vabbè, io lo dico, però. Fai il taglio qua. Ragazzi, voi dopo questa cosa cominciate a dire non sei più lo stesso, tutto quanto. Vado, lo dico. Allora, ragazzi, io sono il cugino, vi posso assicurare che comunque sia è stato più, cioè nel senso, ha preso in considerazione molto questo fattore. Io l'ho convinto a farlo uscire, altrimenti lui non parlerà mai con nessuno e rimarrà sempre chiuso in se stesso. Quindi secondo me lo devi dire, poi fai te. Però tu da qua non esci finché non lo dici, quindi o lo dici o lo dici. Ricordate, raga, vabbè, lo dico, mi sono deciso. Raga, ricordate quella promessa che avevo fatto un po' di tempo fa. Alla fine io non pensavo che succedeva e quindi comunque ve lo dico, vado. Vai, però forza, è un attimo, forza. Va bene. Prima di che però. T'ho detto. Dai, forza, è nato! Sono 10.000 persone! Dio! Se poi in giugno saranno 100.000? Lo so. Allora, fidati. O lo dici adesso, o non lo dici più. Perché? Vabbè, lo dico. In realtà, i capelli biondi me li facevo anche se fossi tondo e non andavo in Serie A. Mi dispiace. Sì, per tutto sto tempo e quindi mi sono fatto biondo. Hai visto? Se poi facevi una scuola di soldi ti facevi biondo a 50, 100.000 iscritti. Mi dispiace, raga, mi dispiace. Me li facevo lo stesso, quindi niente. È stato più sincero possibile. Credevate che me li facevo solo se fossi andato in Serie A e invece me li sono fatti anche prima che ci andavo in Serie A. Sono un po' bastardello.
non insultatemi per quello che sono. Niente commenti negativi, mi raccomando. E già. E vabbè, passiamo con il video. No, perché sei arrabbiato? No. Vabbè dai, sto che via su, ce l'ho fatta a dirlo. Era ora, hai visto? Non ci ho messo niente. Era una roba su. Ce l'ho fatta, e vai, vabbè. Ragazzi, io so che ci ho messo tantissimo nella. Voglio di cagare, che sta una cosa. Un colpo qua è stato. Un like. Minimo per questa dichiarazione. Minimo dicendo mi piace. Minimo. Condividetelo con gli amici. Tutti quanti a condividere questo video. Non vorrei. Ragazzi, veramente, sta bene. Ciao. La fine ha detto, secondo me era meglio questo.